Perché un torinese dovrebbe votare Paolo da Milano? Perché bisogna cambiare qualcosa. Sono 15 anni che abbiamo avuto la sinistra, perché prima Chiamparino, poi Fassino, comunque Lo Russo è comunque uno di sinistra. Non mi ricordo più se è stato aiuto di Chiamparino o di Fassino, comunque era già sinistra. Poi abbiamo avuto 5 Stelle e meglio tacere. Lei fa parte del popolo della famiglia. Sì. Qual è la ragione che l'ha spinta ad avvicinarsi a questo movimento politico? Allora, mi sono avvicinata a questo movimento politico quando mi hanno chiesto di firmare per il reddito di maternità, perché io prima non lo conoscevo. Col reddito di maternità poteva servire a una delle mie figlie, che ha avuto dei figli senza essere sposata, con varie situazioni ancora adesso, perché lui non paga, comunque non importa. E poi mi è piaciuto, perché tutto sommato le idee del popolo della famiglia, questo, io sono poi interessata in una cosa, perché mio marito sono 7 anni che è allettato da un ictus, quindi l'aiuto ai disabili. Per citare una cosa, ho chiesto che venissero a farlo votare a casa, mandando i documenti. Loro mi hanno risposto che ci voleva la visita del medico fiscale. Io ho cercato di contattarli, non ci sono riuscita. Adesso mi è arrivato un altro messaggio che, se voglio, per il ballottaggio di chiamare, ma è una presa in giro. Ha stupito la scarsa affluenza alle urne al primo turno, pochissimi torinesi sono andati a votare, più della metà ha deciso di non votare. Perché secondo lei invece è importante andare a votare? Perché bisogna cambiare. Cosa dice da Milano? Vota il futuro. Lui è un imprenditore che è partito da zero, perché prima ha fatto la gavetta, diciamo, quindi non è uno che si è messo dall'alto, no, lui ha cominciato dal basso ed è arrivato ad essere un imprenditore, quindi mi sembra giusto. Io so di persone che mi hanno detto: ah, io non voto, magari lo do a te il voto, va bene, perché come circoscrizione, perché non avevano più voglia, sono delusi da questa sinistra e anche dagli altri per cosa hanno combinato.